Domenica 16 giugno 2002, 300.000 persone si ritrovano, gomito a gomito e per lo più in piedi, nell'abbraccio del colonnato del Bernini e lungo tutta la via della Conciliazione per partecipare alla celebrazione di canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina. Roma sembrava imbevuta di luce divina. La felicità pervadeva l'animo di tutti, vecchi, giovani, donne, bambini. Fiume di fedeli applaudiva al grido di «Viva Padre Pio!». Molti piangevano per la commozione, il sole brillava di luce soprannaturale. Piazza San Pietro era stipata fino all'inverosimile, quando il Santo Padre, Giovanni Paolo II, ha dato inizio alla solenne cerimonia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa scrive oggi nell'albo dei Santi il nome del Beato Padre Pio da Pietrelcina. L'evento suscita gioia e gratitudine. Seppur il caldo era asfissiante, con un termometro che misurava circa 40 gradi, tutti erano felici di poter onorare Padre Pio e di ringraziare il Signore per il grande dono ricevuto. A fatica, dopo i riti di introduzione, Giovanni Paolo II pronuncia in latino la formula di rito. Autoritate Domini nostri Gesù Cristi, Patrum Apostolorum Petri et Pauli, ad nostra natura deliberazione precapita e divina opere Cepius implorata ad de plurimorum Ratum nostrum consilio, Beatum Pium et Pietrelcina, Sanctum esse decernimus et definimus. A questo punto della formula scoppia spontaneo un lungo e commosso applauso che interrompe l'anziano pontefice e che si estende nelle due piazze collegate attraverso maxi schermi. Quella di Piana Romana, la frazione di Pietrelcina dove il Cappuccino ricevette le prime stimmate, e il sagrato del santuario di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, nel cui cielo si liberano centinaia di palloncini bianchi e gialli. Quando torna il silenzio, nelle tre assemblee, il pontefice conclude. Et sanctorum catalogo ascrivimus statuentes eum in universa ecclesia inter sanctos pia devotione recoli de vera in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nuovo boato nelle tre piazze. Durante l'omelia, con voce affannosa, il Papa riflette a voce alta sul significato di questa canonizzazione. Quanto attuale è la spiritualità della croce vissuta dall'umile cappuccino di Pietrelcina. Il nostro tempo ha bisogno di riscoprirne il valore per aprire il cuore alla speranza. In tutta la sua esistenza, egli ha cercato
una sempre maggiore conformità al crocifisso, avendo ben chiara coscienza di essere stato chiamato a collaborare in modo peculiare all'opera della redenzione. Senza questo costante riferimento alla croce non si comprende la sua santità. Nel protocollo di una celebrazione solenne ufficiale, l'affetto di Giovanni Paolo II per Padre Pio spinge il pontefice a staccarsi dal protocollo per dare voce al cuore, lasciandosi trasportare nel ricordo verso il suo incontro con il Santo Frate, avvenuto nel 1948, quando il giovane Don Carlo Wojtyła salì i tornanti del Gargano. Parlando dell'infaticabile apostolato svolto dal cappuccino nel confessionale, il Papa, parlando a braccio, al di fuori del testo scritto e già diffuso dalla stampa, dice: anche io ho avuto il privilegio nei miei anni giovani approfittare di questa sua disponibilità e di penitenza. Il mistero del confessionale, che costituisce uno dei tanti distintivi per il suo apostolato, attirava folle innumerevoli di fedeli al convento di San Giovanni Rotondo. Anche quando quel singolare confessore trattava i pellegrini con apparente durezza, questi, presa coscienza della grazia del peccato e sinceramente pentiti, quasi sempre tornavano indietro per l'abbraccio pacificante del perdono sacramentale. Una riflessione da cui scaturisce una esortazione. Possa il suo esempio animare i sacerdoti e a compiere con gioia e assiduità questo ministero, tanto importante anche oggi. L'omelia si conclude con una sorpresa, una vera e propria preghiera, composta dalla mano e dal sentimento del più autorevole devoto del santo di Pietrelcina, che amorevolmente accoglie in tal modo una richiesta di Fra Paolo Cuvino, all'epoca ministro provinciale dei frati cappuccini di Sant'Angelo e Padre Pio. Ma Giovanni Paolo II ha in serbo un secondo dono ai devoti di Padre Pio, che rivela durante il discorso dell'Angelus. Nell'esortare ciascuno a perseverare sulle orme di San Pio di Pietrelcina, sono lieto di annunciare che la sua memoria liturgica, con il grado di obbligatoria, sarà inserita nel calendario romano generale il 23 settembre giorno della sua nascita al cielo. Nella vita di San Pio da Pietrelcina, la liturgia eucaristica costituisce l'evento nell'evento. Matteo Pio Colella, il bambino che ha ottenuto il miracolo riconosciuto valido dalla Congregazione della Causa dei Santi per la canonizzazione di Padre Pio, si accosta per la prima volta alla mensa eucaristica. È stato previsto che sia il Papa a fargli la prima comunione,
ma le forze non glielo consentono. Così Matteo prende l'ostia consacrata dalle mani del cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo di Palermo ma pugliese di origine, che distribuisce l'Eucaristia al posto del pontefice. Padre Pio è santo, ma i suoi figli spirituali e tanti suoi devoti sparsi nel mondo per sentirlo ancora più vicino alle loro necessità spirituali e materiali, continuano ancora a chiamarlo Padre.